Cari amici, buongiorno. Terza giornata del nostro mototour in Sicilia. Stiamo lasciando la bellissima Siracusa per dirigerci nella Val di Noto. L'hotel Relax che ci ha aspettato per questa notte. L'hotel Relax vi aspetta con la simpatia e professionalità che gli distingue. Un saluto, ringraziamo Betty, ringraziamo Marco. Buongiorno, pronti per la nuova giornata? Belli caldi? Prima sosta della giornata, siamo arrivati a Noto e adesso iniziamo l'escursione. Quella che vedete alle mie spalle è Porta Nazionale, che dà accesso al centro storico. Allora, quella che vedete è la chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata. Signori, col mio calettino visitiamo Noto e vi faccio da guida. Grazie. Prego. Troviamo nella chiesa di San Nicola. Pronti per lasciare Noto? Appena arrivati a Modica, abbiamo parcheggiato nei posti moto. Visita della città, pranzo e alle 2 si parte. Per il momento andiamo a scoprire Modica e con le sue bellezze. Appena arrivati abbiamo attirato l'attenzione dell'amico Giuseppe. Dell'amico Giuseppe, gestista anche lui, mototurista. Quindi ci fa piacere. Che vi dà il benvenuto a Modica, ovviamente. Perfetto. Città del sole. Del caldo. Del caldo. Sì. Dell'afa, soprattutto caldo. Va bene, lo salutiamo, è stato un piacere conoscerlo, lo aspettiamo sul nostro canale. Con piacere, grazie a voi. Ciao, grazie. È stato un piacere, ciao, arrivederci. Ciao. Anche oggi, come aveva promesso, a Modica, Poletto è arrivato. Noi lo ringraziamo anche oggi per la compagnia. Il problema è riportarla, vuol dire che ce la mangeremo strada facendo. Non potevamo finire la nostra sosta a Modica con una granita al cioccolato da buon aiuto. Lasciamo Modica e andiamo verso Scicli e Punta Secca. Quella che vedete alle mie spalle
è la famosa casa del commissario Montalbano della nota serie televisiva. Nicoletta è tutta entusiasta perché dietro alle spalle ha la casa del buon commissario Montalbano. Io preferirei invece il commissario Montalbano, visto che stiamo parlando di Zingaretti, magari della buona Luisa Ranieri. Dopo aver fatto visita alla casa del commissario Montalbano, che non abbiamo trovato, ci stiamo riattrezzando per andare a visitare il castello di Donna Fugata. Continuiamo il nostro visitare nella Valle di Noto. Questo che vedete alle mie spalle è il castello di Donna Fugata. Dopo l'incompensa del pagamento del biglietto d'ingresso, però la signora, eccola qui presente, ci offre del succo di frutta. E quindi la cosa non può che farci piacere. I mercatini dell'artigianato piuttosto che antiquariato. Però non è una struttura dove volendo ci si fanno i matrimoni, queste cose qui? L'unico acquistato concesso è stato Zingaretti. Ah, si è sposato qui. Ah, si è sposato qui. Per gentile concessione, infatti. Ci troviamo nella terrazza panoramica del castello. Come dice il nome, però, non è un castello, ma è una casa nobiliare. È stato a 120 stanze. Lì ci sono i vari stelmi araldici. Dopo la visita al castello e adesso raggiungeremo Ragusa, dove termineremo la nostra giornata. Terminiamo la nostra giornata a Ragusa presso l'Hotel Montreal che ci ospita per questa ultima serata. E anche la terza giornata del nostro mototour in Sicilia sta terminando. Vi auguriamo una buona notte, un saluto a tutti, ciao! Buongiorno da Ragusa, buongiorno a tutti. Buongiorno. E tra poco partiremo per la nostra ultima giornata perché questa sera si torna in nave. Prima sosta della giornata, siamo arrivati a Caltagirone. Adesso andremo a visitare la famosa scalinata maiolicata.
mie spalle è la scala di Santa Maria del Monte. Quello che impediamo era una volta il teatro Bellini, che adesso è stato trasformato in un bar. Un caffè, ripartiamo per raggiungere Piazza Armerina. Siamo arrivati a Piazza Armerina, ci troviamo nel ristorante Pepito, lui è Antonio e adesso si vuole iscrivere sul nostro canale, quindi con grande piacere andiamo a cercarlo. Si è appena iscritto, grande, è uno dei nostri. Salutiamo la signora del ristorante Pepito. Grazie. Antonio, ormai nostro iscritto. Grazie mille. E niente, ritorniamo sulla nostra strada. Un saluto a tutti. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Piazza Marina a Palermo, abbiamo parcheggiato i nostri mezzi e adesso faremo una passeggiatina per Palermo, magari andiamo a visitare la cattedrale e poi si va al porto che bisogna imbarcarsi. Ora siamo nel porto di Palermo. Chiacchiere durante il viaggio di ritorno sul traghetto. Terminiamo la nostra quarta giornata nella suite imperiale di grandi navi veloci. Ci vediamo domani mattina allo sbarco. Buonanotte a tutti. Ciao. Buongiorno. Domenica 19 maggio. Manca circa un'ora all'arrivo al porto di Napoli, dove si concluderà questo moto tour, moto emozioni della Sicilia orientale. Abbiamo qui l'unico single del gruppo. Ma ci faccio un commento. Oddio, manca l'anima gemella, mi sono un po' perso, guarda. Ma speriamo la prossima volta, dai. Raccontici qualcosa di questo tour, che cosa ti è piaciuto? Ma diciamo che è stato tutto bello, non avevo dubbi. E passiamo alle noti dolenti, che cosa ti è piaciuto, a parte Ivano? A parte Ivano è stato tutto bello, veramente è stato tutto bello, gli alberghi, i posti, da ritornare. Si sbarca! Sosta alla prima area di servizio, quindi si conclude qui il nostro mototour. Se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like oppure iscrivetevi al canale, a noi farà sicuramente piacere annoverarvi tra i nostri iscritti. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo. Ciao!